c'è un grande progetto di investimento su Malpensa. Ho visitato l'area cargo, ho visitato il terzo, cioè la ristrutturazione del T1. Abbiamo deciso di finanziare l'investimento per collegare il T1 al T2 perché Malpensa ha la vocazione per diventare un grande aeroporto internazionale. Primo punto. Secondo, stiamo lavorando come regione per creare un sistema aeroportuale lombardo e non solo che sia armonizzato, per terminare quella fase in cui gli aeroporti si facevano la guerra tra di loro. Dobbiamo creare un sistema omogeneo che valorizzi i territori e che non li penalizzi a favore di altri aeroporti fuori dalla Lombardia, nord dell'Europa, come purtroppo è avvenuto. Un grande intenso lavoro che vede dalla stessa parte la Regione, il Comune di Milano e il Governo, e anche questa è una novità rispetto a quello che è avvenuto in passato. Intanto sarà collegata via treno anche il Terminal 2 con la Lombardia e con il Nord Europa. Sì, è un progetto che abbiamo già finanziato dalla Regione, da SEA, dall'Unione Europea. Attendiamo la conferma del finanziamento da parte del Governo, ma il Ministro Lupi si è impegnato e quindi un altro tassello che si aggiunge a quelli che saranno presto realizzati. Mi riferisco in particolare al primo tratto della Pedemontana che entrerà in esercizio già l'anno prossimo e che poi collegherà Malpensa con il resto della Lombardia. Ho discusso anche in vista di Expo dei collegamenti intercontinentali che mancano per Milano? Sì, di questo parleranno fra qualche giorno il Presidente e Beppe Sala con una conferenza stampa che faranno qui. Siamo a buon punto, sono molto ottimista da questo punto di vista, sia per le infrastrutture sia per i collegamenti aerei. Però, come ho già detto, Expo non finisce per noi il 31 ottobre del 2015. Expo è un volano che deve continuare nei suoi effetti positivi negli anni a seguire. È per questo che io sono qui per testimoniare l'interesse e l'impegno di Regione nel sistema infrastrutturale della Lombardia. Expo è l'occasione per fare gli investimenti che però devono rendere anche negli anni successivi, non ci fermeremo al 30 ottobre del 2015. A proposito di territori, la Regione ha firmato un'ordinanza per i comuni mantovani in queste ore. Sì, è una delle tante che abbiamo fatto, procediamo col massimo impegno, con la massima attenzione nei confronti dei comuni che sono stati colpiti dal terremoto dello scorso anno, seguendo farò un incontro con i comuni prima di Natale per confermare l'attenzione e l'impegno che Regione ha nei confronti dei territori. Questa notte in Germania hanno raggiunto un accordo per le larghe intese, in Italia invece si sono fatte più strette, si deve dimettere secondo lei Letta questo? Ma io ho visto che Forza Italia ieri è passata all'opposizione, questa per me è una buona notizia perché conferma il giudizio negativo che abbiamo dato sul governo nel suo complesso. Con alcune eccezioni che all'interno del governo ministri che dimostrano grande interesse e grande attenzione per i problemi del nord e della Lombardia, il giudizio rimane negativo. Quindi adesso si rafforza il ruolo dell'opposizione. Non so se il governo ce la farà a superare questa crisi, lo vedremo nei prossimi giorni, ma se dovesse cadere non rimane altra strada che nuove elezioni anticipate.